Per la Biblioteca Universalis di Taschen, Cities of the World di Georg Braun e Franz Hohenberger. Si tratta delle 230 tavole a colori prodotte alla fine del 1500 da Georg Braun, scusate, e brillantemente illustrate da Hohenberger. Di cosa si tratta? È un catalogo incredibile veramente di tutte le città europee, ma quando dico tutte intendo praticamente tutte, allora esistenti, diciamo così. E sono ritratte, come vedete qua, con la piantina, oppure anche a volo d'uccello. Ci sono moltissime città italiane, si va da Roma a Firenze, Padova, Bologna, Palermo, Palmanova, tutte sono rappresentate. Naturalmente il manoscritto originale fu illustrato anche con la collaborazione di moltissimi altri artisti, perché come vedete le piantine sono anche corredate e decorate con personaggi, magari cittadini propri della città che veniva raffigurata. Per ognuna di queste città presentate c'è anche tutto il commento originale dell'epoca, e l'introduzione di questo libro è firmata da Rem Koolhaas, quindi è chiaro che l'interesse architettonico di questo libro è assolutamente evidente, ma comunque è anche una pubblicazione che solletica la curiosità anche di chi non scusa direi di Palmanova, chi non si interessa di architettura, ma si interessa di storia e vuole vedere come erano le nostre città appunto alla fine del 1500. Il libro è in inglese, ma direi che sono le immagini che hanno il sopravvento rispetto al testo. Quindi per Taschen e la Biblioteca Universalis, Cities of the World.